nei 200 misti. Rugby, fermo il campionato in vista dell'impegno di domenica prossima in Francia della nostra nazionale, si sono giocati oggi 3 recuperi di Serie A. Il più importante era l'Aquila Petrarca Padova, hanno vinto di stretta misura gli abruzzesi che tornano in corsa per il titolo. E il Petrarca ha perso il primo posto in classifica, nel quale si è insediato il Sanson Rovigo, vincitore a Torino contro l'Ambrosetti. L'Aquila Petrarca è commentata da Giampiero Galeazzi. Tra i recuperi oggi disputati, quello che più interessava i vertici della classifica era certamente Aquila Petrarca, un classico tra due società che hanno dato molto al rugby italiano. Hanno vinto gli aquilani grazie anche alla grande giornata di Mascioletti, autore di 2 mete, di cui l'ultima segnata proprio allo scadere della partita. L'incontro è stato molto bello e combattuto, con il risultato sempre incerto. Meglio predisposto in difesa il Petrarca, con il fuoriclasse Pardier sempre pronto a sfruttare gli errori degli avversari. Più fantasioso e agile l'Aquila in attacco, forte di una linea dei tre quarti molto pericolosa. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 13-16, gli aquiliani hanno attaccato per tutta la ripresa, raggiungendo il pareggio sul calcio piazzato solamente a 5 minuti dalla fine con Pacifici. 2 minuti più tardi però un drop di Collodo riportava in vantaggio il Petrarca. Quando sembrava ormai finita, arrivava la meta di Mascioletti che dava la vittoria per 20-19 all'Aquila. Un bel successo per gli abruzzesi, soprattutto dopo i contrasti sorti nella squadra a causa dell'improvvisa partenza dei due giocatori sudafricani, Gilchrist e Dutoit, stromessi dalla società per scarso impegno. All'incontro ha assistito anche il commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Villepré, il quale è rimasto soddisfatto per la prova di alcuni giocatori. Prova in vista del difficile partita che attende la Nazionale italiana domenica prossima a Clermont-Ferrand con i francesi, con i quali l'Italia non ha mai vinto. L'Aquila Petrarca 20-19, a Torino Sanson Ambrosetti 16-7, Parma Amatori 4-4. La classifica Sanson 22 punti, Petrarca 21, L'Aquila 20, Benetton 19, Cidneo 16. Siamo ancora qui a Ramoviola per la scelta del gol. Abbiamo avuto qualche dubbio. 2 erano secondo noi i gol belli della giornata, quello di Bresciani del Catanzaro.